interpellanza faccio riferimento al milione di euro che è stato destinato dal Principato di Monaco ad alcuni comuni del comprensorio in Temelio subito dopo gli effetti devastanti della tempesta Alex dell'ottobre dello scorso anno. Dei fondi che sono stati donati dal Principato, credo già nei primi giorni di novembre del 2020 e i quali ancora non sono stati erogati ai comuni, i quali facevano conto anche di quelle somme, penso 500.000 euro per il comune di Ventimiglia, 150 per il comune di Camporosso Dolceacqua e per gli altri comuni della Varroia, facevano conto di quelle somme per effettuare già degli interventi durante la stagione estiva per essere poi pronti ad arrivare nella stagione delle piogge autunnale con qualche problema in meno e qualche opera eseguita in più sul territorio. Ad oggi non sono ancora stati erogati, poi abbiamo visto successivamente che sono credo in assestamento se non sbaglio, però volevamo capire anche i motivi per cui insomma sono stati accertati così in ritardo e a distanza di diversi mesi i comuni non abbiano ancora potuto utilizzare queste somme stanziate dal Principato nel giro di qualche settimana dall'alluvione. Grazie. Grazie consigliere Iocurano, cedo la parola all'assessore Gianpedrone. Grazie Presidente, la somma di 1 milione di euro donazione effettuata dal Principato di Monaco che ha dimostrato, ringraziamo ancora oggi, la propria vicinanza alla popolazione del Ponente Ligure, in particolare alla città di Ventimiglia e i suoi dintorni per l'evento alluvionale del 2 ottobre 2020, è stata accertata, introitata nello stato di previsione dell'ente di bilancio regionale 2021 esercizio 20 con il decreto 79-22 del 22-12-20. Capitolo glielo risparmio, ma è erogazioni liberali in favore delle collettività liguri danneggiate da eventi calamitosi. Al fine di poter erogare tale somme ai comuni assegnatari in seguito al relativo trasferimento nella contabilità speciale intestata al commissario delegato all'emergenza degli eventi meteorologici verificatisi nel 2 o 3 ottobre 2020, con nota del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile del 29 aprile 21, è stato chiesto al settore bilancio e ragioneria di provvedere con la prima legge di variazione 2021-23 all'iscrizione su un capitolo specifico che ci consente quindi poi la successiva erogazione allocato nello stato di previsione della spesa esercizio 21 alla missione 11, che è la missione diciamo del soccorso civile, quindi dove facciamo questo tipo di interventi, il programma è il 02, interventi a seguito di calamità naturali. A seguito dell'approvazione da parte della giunta regionale del DDL 13 del 34-21, che è il rendiconto generale dell'amministrazione, dell'assestamento del bilancio di previsione, che è di prossima approvazione da parte del Consiglio regionale, la predetta somma è stata iscritta nelle competenze dell'esercizio in corso al capitolo 18-18, trasferimento a enti dell'amministrazione centrale dei fondi derivanti da erogazioni liberali per gli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Liguria nell'anno 11 e seguenti. Come lei ha detto, c'è già la proposta di riparto concordata con il Principato, sono 500.000 euro Comune di Ventimiglia, 150 al Comune di Airole, 100 al Comune di Olivetta San Michele, 100 il comune di Camporosso e 150.000 euro il comune di Dolceacqua. Il tempo dell'approvazione del nostro bilancio e quindi della ratifica della nostra legge e poi un minuto dopo sarà mia competenza diretta far erogare a favore dei comuni ai quali abbiamo anche detto che saranno loro a individuare gli interventi più prioritari, ovviamente al netto del comparto invece degli interventi di somme urgenze e protezione civile per i quali abbiamo dato copertura e quest'Aula si è impegnata molto affinché le somme urgenze venissero come dire trattate a parte dallo Stato e quindi coperte economicamente, perché ritenevamo fosse più utile che fossero proprio i comuni a trovare le formule migliori per poter decidere quali interventi fare e rendicontare ovviamente con
con una nota non solo di ringraziamento ma anche delle cose fatte al Principato di Monaco che ci ha voluto donare questo milione di euro. Il motivo per cui andiamo in rendicontazione generale normale e non in contabilità speciale diretta è perché la contabilità speciale porta delle sue regole e noi non avremmo potuto distribuire il milione secondo le indicazioni del Principato, ma avremmo dovuto distribuire quel milione esattamente con le stesse indicazioni con cui invece abbiamo distribuito i 7 milioni più 1 milione 2 più i 38 milioni che ci sono arrivati dallo Stato, mentre invece il Principato di Monaco ci ha fatto delle richieste specifiche nella sua erogazione liberale, ci mancherebbe altro che non fosse così, e conseguentemente il criterio commissariale non poteva essere utilizzato anche nell'individuazione di questi comuni, che invece sono stati appunto individuati secondo un'interlocuzione col Principato e che passano quindi attraverso non la contabilità speciale ma la contabilità ordinaria, e che quindi spero, come dire, nella prossima approvazione, una volta entrata in vigore la legge, ripeto, in giro di pochi giorni poter dare il mandato per il trasferimento delle risorse. Grazie. Grazie Assessore Gianpedrone per la replica, prego Consigliere Iocolano. Sì, telegrafico Presidente, perché insomma credo che l'argomento sia stato esaurito in qualche modo. Dispiace solo che dal novembre siamo arrivati sostanzialmente alla fine di luglio, con tutte le criticità che ci possono essere dal punto di vista del bilancio, però senz'altro immagino che i comuni nel momento in cui questi soldi sono stati in qualche modo poi assegnati a Regione, accertati, introitati eccetera, si aspettassero una maggiore velocità, ecco, da parte del nostro ente regionale per poi, ripeto, fare gli interventi che erano necessari. Siamo arrivati a questo punto, si è perso un po' di tempo, però mi auguro che, appunto, come diceva l'assessore, nei prossimi giorni si possa arrivare all'erogazione ai comuni e quindi poi a effettuare gli interventi. Mi associo poi ai ringraziamenti che sono stati fatti per la sensibilità del Principato per le comunità che sono state colpite dalla tempesta Alex di ottobre. Grazie. Grazie consigliere, stia pure in piedi perché le lascio di nuovo la parola.